Abbiamo fatto la che siamo rimasti in 10, ma non è che si era partiti benissimo, onestamente, perché si giocava poco la palla, ci si limitava solo a ributtarla su dove c'era Maniero e Santaniello a cercare di tenere questa palla. Invece rispetto ad Avellino, dove giocavamo molto di più la palla, avevamo meno personalità e meno coraggio nel gestire la situazione. Anche se loro poi chiaramente giocando in casa spingevano molto di più, erano molto più Dovevi fare arrembanti. anche due gol, È normale, penso che ci stia. Noi dispiace per l'espulsione di Aloy, perché fin da subito non è stato intelligente, perché secondo me l'aveva già puntato prima della partita. Sì, Addirittura prima, perché sì. tre o quattro falli li ha Ma fatti lui prima è del quello che è giallo. venuto con il Teramo, ci conosce benissimo come gioca Aloy. Perciò Aloy doveva anche gestire un pochino meglio l'arbitro e stare un pochino più tranquillo, perché al di là del fatto, secondo me, è stato ingenuo. Lo stava per sostituire, qualcuno ha notato No, De Francesco che si io stava infatti riscaldando. stavo pensando anche di levarlo, ma non ho fatto tempo. Non ho fatto un tempo perché, secondo me, ripeto, si poteva evitare, non sono falli clamorosi, però se punti un giocatore, lasciamo perdere, dai, se no si dice sempre le Sì. solite cose. Però tra le solite cose mettiamoci anche che, allora, dato che all'andata qualcuno ha parlato di Avellino che la mette sulla rissa, che fa il bar, eccetera, qualcosina l'abbiamo visto anche qui, Poluzzi, Vinetoi, Vabbè, Pestoni a carriera, ma no? fa parte Diciamolo del però. calcio, certo. Ma c'è un video dove Vinetò pesta carriera tranquillamente, mica lo devo dire io, Infatti, sì. Quel lo dicano le immagini, io non devo dire niente. pallone che era in angolo che doveva essere Esatto, abbattuto, è lì, a quel esatto. punto lì, cosa devi fare? Cosa vuoi fare? Fra di loro si parlano, l'arbitro 2 minuti, 1 minuto in più, 2 minuti, perciò lasciamo perdere. Vabbè. Ognuno la vede come vuole, dai, parliamo di altre cose. Godiamoci questo passaggio del turno e adesso a momenti Renate faceva lo sgambetto al Padova. Renate, ci abbiamo giocato contro una squadra Sì, la forte. prima, la Non è prima. che è di fuori che faccia lo sgambetto al Padova, ma anche altro. Noi come ci arriviamo? Perché noi sapremo Maloi fuori, Gnanes fuori e Vabbè, che. E soprattutto un po' di stanchezza che adesso si comincia a vabbè, far ora sentire. cerchiamo di farli recuperare. Io penso che un obiettivo così non capita sempre nella vita e cercheremo di andare oltre alle possibilità che stiamo facendo. Padova è una squadra favorita da tutti e vediamo un po' di come comportarsi. Il pubblico è rimasto entusiasta di questo carattere messo in campo dalla squadra, di questa voglia di lottare mentre passa l'arbitro e lo salutiamo senza rimpianti. Ho Diciamo. aperto bocca. Infatti, Ho diciamo aperto che il bocca. pubblico è rimasto estasiato da questo spirito proprio dai pini che questa squadra ha messo in campo fino al traguardo. Sì, no, io sono convinto che bisogna solo fargli complimenti ai ragazzi. Sono andati oltre le loro possibilità, hanno onorato la maglia che portano e spero che continuino ad andare oltre, perché si meritano ogni bene per tutto quello che hanno passato durante l'anno. Che voi sapete una mazza, ma che noi sì, tanto per essere chiari, però sono ragazzi che giocano con il cuore, a volte non siamo bellissimi, a volte ce l'hanno detto in tanti, ma noi non ce ne frega un cavolo e andiamo avanti per la nostra strada.